Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Octopath Traveler. Nell'episodio di oggi andiamo a fare il secondo capitolo di Cyrus il mago. Cyrus il mago, l'erudito, il ragazzo forte, quello, il classico mago figo e forte. In precedenza, Cyrus si lascia alle spalle l'accademia e parte alla ricerca del tomo perduto, dei profondi recessi dell'inferno. La scomparsa del volume è un enigma avvolto dal mistero, un enigma che tuttavia accende la sua curiosità da erudito. Determinato a indagare, il professore subisce persino l'onta di perdere il posto, ma è un minuscolo prezzo da pagare, di fronte alla possibilità di risolvere l'affascinante arcano. E così Cyrus si mette in viaggio verso Punta Cava per consultare una vecchia collega, che potrebbe chiarire i suoi dubbi. E noi a Punta Cava ci siamo già. E così questa è Punta Cava. Stento a credere siano trascorsi 10 anni da quando Odette ha lasciato l'accademia. Mentre la sua casa era... Ah, che sbadato, l'avevo scritto nella lettera. Chissà come se la passa di questi tempi. Beh, andiamo a scoprirlo. Ha le carte in regola per diventare un insigne erudito, Cyrus. Ma permettimi di offrirti un umile consiglio. Nonostante il tuo fine intelletto, sei sempre stato goffo nelle questioni di cuore. Capisco che per te gli studi vengano prima di tutto, ma dovresti riflettere sul tuo rapporto con il gentil sesso. Sei più attraente di quanto tu non creda. Sta attento se non vuoi essere frainteso nei gesti e nelle parole da chi ti circonda. Esattamente il motivo per cui sei in viaggio. Non avrei dovuto rileggerla. Esatto. La prima volta quasi soffocavo dalle risate, ora invece suona quasi profetica. Cacciato dall'accademia per uno scandalo montato ad arte. Immagino le risate di Odette non appena verrà a saperlo. Ma è inutile preoccuparsi, del resto presto o tardi dovrò affrontarla. Che succede? Cerco di curare il mio aspetto, questo è vero. Ma possibile che il mio volto sia seducente persino? Oh, Metapino, condannato a sottovalutare in eterno la portata del mio fascino. Che succede? Per favore non dirmi che... Sì, sono interessate. Che tristezza, veramente che tristezza. Ok, la dimora di Odette teoricamente è questa. Però prima di procedere oltre vorrei vedere un attimo quanti punti ha. Ah, vedi, ne ha tantissimi. Ne ha un bel po'. Potrei fare questo qua e addirittura anche quest'altro. Allora, dovrebbe aver sbloccato qualche abilità. Allora, dimezziamo i rapporti casuali di incontri. Ok, perfetto. Direi che ci siamo. Facciamo che sblocchiamo anche qualche abilità di questo, va. Tipo, attacco elementale, lo potenziamo. Difesa fisica, la potenziamo. E facciamo anche danza della pantera. Abbiamo sbloccato altre abilità che adesso andiamo a inserire. Questo, doppio turno. Così abbiamo questa possibilità carina di dare più bonus ai nostri compagni. E adesso ci tuffiamo dentro la casa. No, aspetta, ma non è questa? Matteo. No, non è questa. Strano, forse dovrei salire? No, mi sembra... Ah, no, è questa. Che stupido. Che succede? Comunque, eccomi qua. Sì, sì, arrivo subito. È trascorso molto tempo, Odette. Cosa? Ma che... Ma che diamine? Sei ancora qui. Quantomeno non sono esaurita al punto da soffrire di allucinazioni. Sono io, Odette, in carne e ossa. È un piacere ritrovarti più in forma che mai. E tu sei più ruffiano che mai. Cosa aspetta? Vieni, accomodati. Con permesso. Perché non mi stupisce la tua reazione? Eravamo praticamente inseparabili all'epoca. Mi era sufficiente osservarti per ritrovare il buon umore.
Sospettavo che saresti finito nei guai per colpa di una donna, ma mai avrei immaginato che sarebbe stata proprio la principessa. In questo senso hai superato persino le mie più rosee aspettative. Con la mia espulsione speravo di proteggere il buon nome di Sua Altezza. Trovo superfluo aggiungere che non c'è nulla di vero. Certo, si intende, sono convinta della bontà della tua versione. Sua Altezza e questa Terese sono solo tue allieve, non nutrono il minimo interesse romantico nei tuoi confronti. Sei unico, Cyrus. Ma il tuo spirito di osservazione è acuto come allora, e questo mi rincuora. Beh, sei giunto sin qui solo per regalarmi un sorriso? In tal caso hai raggiunto l'obiettivo. Risparmia i complimenti per un'altra occasione. Sono alla ricerca di un libro, per caso conosci Dai profondi recessi dell'inferno? Dal titolo si direbbe un inno alla gioia. Posso solo dirti che si tratta di un compendio di riti e rituali antichi, non che l'abbia mai letto, ovviamente. Questo lo sapevo, mi auguravo potessi svelarmi altro. Non molto altro, è un tomo sulla negromanzia, se non erro. Negromanzia? Negromanzia, già. Ci ho detto, non saprei dirti fin dove si spinga. Ovviamente la classe che ho attribuito a Therion. Capisco. Ero certo che tra tutti nessuno meglio di te avrebbe potuto illuminarmi. Stai cercando di lusingarmi, forse? D'accordo, ma mi servirà tempo. Non appena avrò risolto l'inghippo a cui sto lavorando, svolgerò qualche indagine. Oh, un inghippo! Hai destato la mia curiosità. Pensavo fosse il genere di donna da liquidare ogni piccolo intoppo prima che ingigantisca. Non sei granché come adulatore, devo dirtelo. Comunque, già che sei qui, potrei avvalermi del tuo aiuto. Vuole il caso che ultimamente siano scomparse diverse persone. In circostanze sospette, immagino. Esatto, molti sembrano essersi letteralmente volatilizzati. Uno di loro si era recato a fare spese alla bottega del quartiere e non è mai rientrato. Un altro ha svoltato l'angolo ed è svanito nel nulla, lasciando sbigottito l'amico che passeggiava al suo fianco. In totale sono 10 gli uomini e le donne scomparsi con queste modalità negli ultimi 6 mesi. Inusuale a dir poco. Risparmiami l'espressione amareggiata, caro il mio svitato. Allora, hai qualche ipotesi? Sarebbe imprudente saltare a una conclusione prima del svolto dell'inda... Perfetto, grazie, sapevo di poter contare su di te. Durante la tua assenza raccoglierò informazioni su quel tomo. Mi sembra uno scambio equo. D'altra parte, ammetto che l'opportunità di risolvere questo singolare enigma è di per sé un premio. Non mi dire. Beh, buone indagini allora. Quindi adesso dobbiamo cercare cose di cui non ce ne frega assolutamente niente. Ok, chiediamo a Odette prima di tutto dove si sono verificati. Ok, allora vediamo. Sono verificate tutte e tre nei dintorni della locanda. Andiamo a interrogare gentaglia in questa città. Allora, vediamo. C'è un vecchietto qua che posso indagare. Sotto questa città si trama una rete fognaria. Ok, quindi devo andare nelle fogne. 10 su 10. Valuta. Gli eventi accadono a notte fonda come in pieno giorno. Ok, quindi indifferente. Sono avvenuta a qualsiasi ora, in pieno giorno, come a notte fonda. Con questo penso di avere tutte le informazioni necessarie per risolvere il caso. Allora, vicino alla locanda. Al momento della scomparsa le vittime erano tutte nelle vicinanze della locanda. Possiamo escludere categoricamente che siano svaniti nel nulla e simili ipotesi fantasiose. A qualunque ora. Pertanto è ragionevole ritenere che siano stati rapiti. E che il rapitore abbia utilizzato un percorso, un passaggio segreto per sfuggire alla vista. Fogne. Non mi piace questo silenzio, se devo essere sincero.
L'ingresso delle fogne sarebbe una perfetta via di fuga. Sì, il colpevole si è sicuramente insinuato nel sottosuolo per far sparire le sue vittime. Maledetto colpevole. Dovrei andare a controllare di persona. Quindi adesso dobbiamo andare a controllare di persona nelle fognature. Eccomi qua. Fogne, livello 24, immaginavo. Molto simile all'ultimo capitolo di Olberic. Terribilmente simile. A quanto pare questi acquedotti sono antecedenti alla fondazione del villaggio. È probabile che in pochi siano consapevoli della loro esistenza. Sarà necessaria un'accurata ispezione. Ma devo agire con circospezione. Per quanto ne so, il colpevole potrebbe celarsi tra queste ombre. Procederò con cautela. Del resto non sarei di alcun aiuto se cadessi vittima del nostro lestofante. Ben detto, Cyrus, ben detto. Allora, come sempre, ogni volta che entriamo in un dungeon, facciamo la prima, primissima, il primo incontro. E poi mi sposto verso un po' di sana esplorazione per capire meglio tutto sto giochino. Allora, vediamo. Sciabola di precisione, questo è utile. Ti prego, un nemico? No. Ah, è vero che non mi appare perché il nemico molto probabilmente non mi può apparire perché ho attivato la skill di Cyrus. Invece no, eccolo. Stranamente. Sì, classici nemici che tra l'altro avevo anche già affrontato tempo addietro. Allora, facciamo direttamente fulmine, perché quelli dietro mi sembrano più rompiscatole. Anche se c'è poco da essere rompiscatole, visto che il mio personaggio Therion shotta praticamente tutto. Non c'è niente che non shotti ultimamente, ma vabbè. Sono arrivato. Oh mio Dio, ma vuoi vedere che ci sono qua. Cioè, quello è un cerchio alchemico, eh. Per Bacco, chi avrebbe immaginato che sotto la superficie esistessero delle strutture così elaborate? Quella mi pare che sia pietra filosofale. È morto. Ma questo cosa diamine è? Qua ci fanno esperimenti. È come se il sangue fosse defluito dal corpo. E cosa c'è sopra questi strani simboli? Qui si è chiaramente consumata una scena stregoneria. Queste gemme, cielo, se la mia ipotesi è corretta, devono essere composte da sangue umano cristallizzato. Eppure sembra una miscela di infinite tonalità di rosso differenti. Forse ogni gemma contiene il sangue di più vittime? Dei del cielo, quali orrori sono stati compiuti qui dentro? Su quanti innocenti ha infierito questo stregone bramoso di sangue? Quantomeno ora conosciamo il movente dei rapimenti. Non abbiamo a che vedere con un comune criminale. No, stento a considerarlo anche solo un essere umano. Succhiare il sangue degli uomini e delle donne in questo sventurato villaggio per poi disfarsene. Un autentico demone si aggira tra di noi. Una cosa è chiara, questo mostro deve essere fermato prima che possa commettere altre nefandezze. Come accademico non posso nascondere di subire il fascino delle arti oscure. Metterle in pratica, d'altra parte, supera ogni limite. Questo cos'è? La giovane donna in questa cella è ancora viva. Devo liberarla se non voglio che vada incontro al medesimo destino degli altri. Beh, non la liberi? Ah, ok. Da dove le tolte le chiavi, non lo so. E tu chi saresti? Chi è questo stregone? Solo uno studioso di scarsa fama. Passando di qui non ho potuto fare a meno di notare queste curiose gemme. Sono opera tua? E questi strani glifi, sbaglio, sono rune in alto visburgico. Ma davvero? I volumi dell'antica Visburgo sono andati persi molti anni or sono. Impossibile che un comune studioso possa conoscerne i contenuti. Ma come potrebbe un accademico con un briciolo di coscienza macchiarsi di simili orrori? Oh, come erudito mi sembri più in gamba di quanto tu non voglia farmi credere.
Quelle persone sono ancora vive? Se ti rimane un minimo di buon senso, liberale subito. Beh, la tua richiesta è molto cortese, ma no, penso che non lo farò. Peccato, se solo non ti fossi intromesso nei miei segreti non avrei disegnato il tuo cervello. Ora dovrò accontentarmi di succhiarti il sangue. Se riuscirai a durare più di qualche turno. Mamma mia, che brutto. Veramente bruttissimo. Allora, studia nemico. Si è debole alla luce. Così mi dice. Allora, Olberic, carissimo. Ti posso dare una dai, fa tutto Olberic, raga, scusatemi. Scusatemi, ma è troppo comodo farglielo fare. Troppo comodo. Troppo comodo, cioè. Fantascienza. Verità negromante. Let's go con la luce. 1, 2, 3. Adesso lasciamo fare tutto il lavoro sporco ad Alfin. Che ci spara un bel dominio in faccia. Pazienza, niente pazienza, strano. Oggetto. Ripresa una moderata quantità di PA. PA. No, non abbiamo niente che aumenti i PP. Quindi fa niente. O meglio, che li dia tutti quanti a Olberic. Quindi li diamo a Therion al momento. Tanto penso che basti un semplicemente colpo d'incrocio, dovrebbe fare 2000. 3000 addirittura, figuratevi. Adesso Therion, abilità furfante, fai da di Aiber. 9999. È stato uno scontro molto rapido, due turni. Francamente non le ho lasciato tempo neanche di farmi danno. Pugnale di Gideon, o Gideon, ma penso Gideon. Sono ancora vivi, nonostante tutto. E beh, non mi ringraziate, cioè se ne vanno così, senza dire niente. Che vili. Oddio, che è successo? Un libro. Quello di Visburgo? Penso proprio di sì. E questo non può essere? Una copia dai profondi recessi dell'inferno. What? Già trovato? Oh, che disdetta. È un'edizione parziale, tradotta in lingua moderna. E a parte le istruzioni essenziali per eseguire i riti e i reagenti necessari, tutti gli altri dettagli sono stati omessi. Diamine, non parla neppure dei possibili usi di questi cristalli di sangue. E questo? Un lembo di pergamena era inserito tra le pagine. Calcoli sul numero di cavi necessarie per creare un cristallo di sangue? C'è un appunto, primo esemplare perfettamente sintetizzato e consegnato. Consegnato? Possibile che qualcuno abbia commissionato quell'orribile pietra? Posso solo azzardare ipotesi, ma il colpevole potrebbe essere collegato al tomo rubato che sto cercando. Dove mi trovo? Ah, sei di nuovo tra noi, signorina. Mi sento... Sei ancora sotto l'influsso delle droghe somministrate da quel mostro. Forza, riposati. Devi recuperare le forze. Tu chi sei? Ottima domanda, mia cara, a cui sarò più che lieta di rispondere. E adesso gli racconta. Ciao, sono Cyrus, sono intelligente, sono anche bello. XDXDXD. Corteggi una povera fanciulla appena risvegliatasi dal coma. Sei senza pudore. Ah, su via, Odette, stavo solo cercando di essere cortese. Chiaramente. Ad ogni modo, Odette, c'è un favore che devo chiederti. Un altro, ti prego di notare la mia totale mancanza di stupore. Il nostro rapitore era in possesso di una traduzione parziale di Dai profondi recessi dell'inferno. Stai scherzando? Come puoi immaginare, potrebbe trattarsi di un indizio fondamentale. Devo solo scoprire dove e da chi sia stato tradotto. Fammi vedere. Chiunque l'abbia fatto rilegare non ha badato a spese. L'ho notato anch'io, non molti rilegatori in questo regno sarebbero in grado di produrre un volume del genere. D'accordo, ti aiuterò.
Ti sono grato. Eureka! Hai trovato qualcosa? La carta sottile e resistente di queste pagine è ricavata dal più pregiato dei legni di pino. Mentre la trama rosso vino della legatura la identifica senza timore, dismentita come pelle d'agnello conciata. C'è un solo luogo in cui tutto il regno in cui entrambe le materie prime sono disponibili in quantità sufficienti. Pietregida, senza alcun dubbio. È lì che ti recherai ora, quindi. Dove, altrimenti? Devo risalire a questo libro, Odette. E trovarlo prima che altri orrori si abbattano sul nostro amato regno. La mia non era una domanda, per la cronaca. Ok, quindi direzione Pietregida. Ok. Esce dalla città in direzione sud-ovest. Qua, in questa città, ci siamo già passati con Tressa. Qua ha conosciuto Alin. Sei ancora qui? Sì, ma non per molto, grazie di tutto, ti sono debitore. Ti sei reso utile alla gente del luogo. Pari e patta? Sii prudente, Cyrus. Chiamalo presentimento, ma ho il sentore che tu stia scoperchiando una storia assai più sinistra di quanto possiamo immaginare. Sono consapevole dei rischi. Adotterò la necessaria cautela. Necessaria cautela, ci crederò quando smetterai di lanciarti a capofitto in qualsiasi mistero susciti la tua curiosità. Per un uomo non è semplice cambiare la propria natura, lo sai, Odette. Hai detto che il libro è stato rubato 15 anni fa. Esatto, perché? Come ricorderai, è lo stesso anno in cui assassinarono il rettore dell'Accademia. Ritieni che i due eventi siano in qualche modo collegati? No, amo solo il nozionismo spicciolo, ma ora che mi ci fai riflettere. I disordini successivi al misfatto avrebbero avuto l'opportunità... offerto l'opportunità perfetta per trafugare un tomo dagli archivi, non trovi? Il tuo intuito è preciso come sempre, non me ne dimenticherò affatto. Dico sul serio, Cyrus, sii prudente. Contaci e tornerò non appena sarò andato a fondo di questa storia. Hai la mia parola. Ti attenderò con ansia. E qui le strade si dividono. Tra l'altro è episodio velocissimo da quello che sto vedendo, ragazzi. Quel tizio. Dobbiamo stare attenti perché quel tizio secondo me è pericoloso di brutto. E così Cyrus saluta Punta Cava, sottratto a perfide mani un volume tradotto, che ora la guida verso la prossima destinazione, Pietregida, la città sugli altopiani, luogo in cui si c'era la copia originale del tomo scomparso. Infine, il professore prosegue nella sua ricerca della verità. Una storia anche mediamente piatta, se la possiamo considerare così. Comunque ragazzi, possiamo chiudere qua questo episodio. Ce ne mancano solo due, abbiamo finito tutte le storie, tutte 8. E poi ci dedicheremo finalmente a tutti quanti gli eventi post-game. Vi farò anche una guida su come ho ottenuto le classi extra che vedete al mio lato, perché molti di voi non riescono a farle, non riescono a ottenerle. A mio parere è abbastanza semplice da ottenere. Le ho ottenute ancora prima di iniziare tutti i secondi capitoli, quindi figuratevi. Comunque niente, dai, ci possiamo vedere nel prossimo episodio, non mancate per nessun motivo. Ciao!